Madonna! Le donne. E voi? Io ho detto le donne. E mo? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Campania Radio Sport. Fuori gara! Immediatamente il pit stop. Tufano Gomme ad Arzano, l'unico in grado di garantire massima affidabilità e sicurezza alla tua guida. Per auto e grandi mezzi, Tufano Gomme ad Arzano, la più grande, la più attrezzata, la più efficiente autofficina della Campania. Equilibratura e convergenza compresi nel prezzo, vendita rateale da 10 a 24 mesi a tasso zero. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni, sicurezza per te. www.tufanogomme.com. Buon pomeriggio al direttore di napolimagazine.com, che probabilmente ha preso qualche chilo tra ieri e oggi, Antonio Berazzuolo. Buon pomeriggio Michele, a te e a tutti i radioascoltatori, ben ritrovati, buon venerdì e finalmente sta per finire questa settimana, anche perché facciamo superare subito questa domenica di sosta perché non se ne può più e proiettiamoci verso Napoli-Lazio e poi quello che sarà Napoli-Manchester City. Non prima però di aver detto, Michele, che tra poco ruberò Sebastiano Felicella, che è il nostro abile, amabile DJ, e ovviamente poi andrò dall'editore per chiedere l'intervento di un nuovo conduttore di trasmissione. No, ma io voglio piuttosto chiedere, dopo queste frecciatine costanti che si fanno ai miei riguardi, non posso tollerare un atteggiamento del genere, e soprattutto perché poi magari Sibilla che potrebbe fare? Domani o dopodomani va in una trasmissione, chiede scusa, ovviamente io le scuse non le accetto. Questo per dirvi, cari amici e tifosi del Napoli, che noi le scuse di personaggi che sbroccano e vanno a fare la pipì fuori dal vaso, no? Ma chiamiamoli con i loro nomi e cognomi. Non li accettiamo perché veramente. Chiamiamoli con i loro nomi e cognomi. No, non li voglio chiamare più. Chiamiamoli con i loro nomi. No, perché poi passano pure per quelli che sono pentiti. Ma non è una questione di pentiti, guarda, non credo che offendano la nostra intelligenza, quindi non c'è bisogno di chiedere scusa. Se uno arriva a dire determinate cose è perché gli vengono da dentro, e soprattutto se parli di sparatorie e poi invece di rettificare subito dopo butti fuori un camorrista a bordo campo, significa che tu veramente ce l'hai con il Napoli, o mi sbaglio? Ma tirando fuori storie che non c'entrano niente, quindi non lo so. Poi addirittura fa il segno della telefonata, mi riferisco a quell'altro signore. Vabbè, parliamo del Napoli, dai, lasciamo stare queste cose. No, io veramente volevo parlare dei cornetti. Lo so, Sibisa, guarda. Allora, però dimmi la verità, quel cornetto che io ho proposto stanotte su Facebook, anzi a tal proposito voglio anche ringraziare tutti gli amici che hanno commentato, davvero tantissimi. Guarda, posso dire quando che si parla di mangiare, però ovviamente Sibilla non c'era perché la notte dorme. No, Sibilla, guarda, quando tu proponevi il cornetto era proprio a prendere i cornetti al ritorno dalla trasmissione del giovedì sera a Teleacheri, quindi intorno Sibilla, a mezzanotte. Ma sempre cornetti, non è possibile. Ma li porto a casa, in famiglia, scusa. Ma io penso che però magari ne compri 15, a casa ne arrivano 3. Quindi poi chiederò conferma anche ai due figli, sicuramente. No, assolutamente. È un papà super goloso che su questo sì, questo non ho mai avuto problemi ad ammettere. Sono anche foto storiche di Napoli Magazine che lo testimoniano, insomma, con dei piatti di pasta davvero molto ma molto evidenti. Dovevo esserci io ieri all'Hotel Vesuvio. Penso che restavo nemmeno senza il bicchiere di vino in mano. A un certo punto Sibilla sarebbe impazzito letteralmente, giusto per capire un po' che c'era davvero tanto da fare, no? Su quei tavoli. Però tornando a noi,
Parliamo di calcio adesso. Parliamo di calcio, abbiamo scherzato. Anzi, a proposito delle polpette, parliamo di quante, come dice il nostro amico Carlo Alvino, tre polpette. Che risate, anche perché ci ho proprio parlato poco fa via email con Carlo Alvino perché commentavamo questa intro di Napoli Magazine con le polpette nel logo della Juventus. Ha detto effettivamente ti sei superato, perché l'articolo arriva, però la foto di introduzione all'articolo poi lo scoprono giusto il giorno della pubblicazione i vari opinionisti di Napoli Magazine, e quindi stavamo commentando queste polpette sopra il logo della Juve con la scritta almeno tre. Vogliono almeno ci tre vogliono. Se non ti dico anche questo, quando sono andato a fare la mia partitella infrasettimanale dove ne ho segnati tre, caro Sibilla. Beh, lo so, tu le tre polpette le hai fatte. Certo, le ho fatte. Il responsabile del campo mi ha chiesto: sì, ma adesso Napoli-Juventus come finisce? Secondo te io che cosa ho risposto? Tre polpette. No. 3-0. Ho detto, se prima doveva finire 3-0, adesso minimo 5, 6, 7, 8. Una boffata. Non lo so, veramente devono dire basta. Cioè, a un certo punto, ti ricordi quando siamo andati a giocare a San Siro contro l'Inter? Ecco, io voglio rivedere quel Napoli lì che domina. Beh, sì. Insomma, proprio per non infierire, anche se là c'è da infierire adesso, perché se con l'Inter non abbiamo infierito, con la Juventus invece ci sono tutti i presupposti per spegnerli. Io invece preferirei più una partita tipo Napoli-Milan. No, ma io il gol non lo voglio subire. No, perché è bello, è ma bello non scherzare per... proprio, ma no, non esiste proprio. No, guarda, invece è molto più bello vedere loro tutti felici e contenti. Ah, oh, vinciamo, nemmeno il tempo di dire vinciamo che già è 1-1. No, ma no, io non voglio dare nemmeno la soddisfazione di un gol, poi al San Paolo non esiste proprio. Quindi, così come l'anno scorso abbiamo goduto tanto, no, per quella tripletta di Edinson Cavani, con il racconto del telecronista bianconero tifoso che no, non ce la faccio più, basta così, non è possibile andare avanti. Ecco, voglio rivivere un po' quelle scene, però moltiplicate per almeno due, e non dico 5-6-0, ma qualcosa di simile. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento di De Laurentiis, adesso tornando un attimo al Vesuvio, sì, che sta già programmando i tre futuri ritiri estivi in Trentino, e poi ha coinvolto tanto i giovani, perché ha detto che vuole fare dei campus specifici, coinvolgendo anche le rispettive famiglie, ogni campus con una cinquantina di ragazzi, per fargli capire un po' quali sono le basi del calcio, quindi vuole insegnare calcio, il Napoli, ai giovani napoletani. La trovo una bella iniziativa. Molto bella anche la risposta sul rinnovo di Marek Hamsik. In due parole il presidente ha detto tutto, non c'è da preoccuparsi, firmerà lo slovacco il rinnovo del contratto in scadenza nel 2015, prima della partenza del prossimo ritiro per Di Maro Val di Sole. Inoltre, che cosa accade invece a Castelvolturno? Il Napoli prosegue ad allenarsi privo degli otto nazionali. Gargano migliora sempre di più, tanti auguri anche alla sua signora Miska, di nuovo incinta. Migliora anche Pandev, lo stesso Brizot, auguri anche a Zuniga, ecco, perché è passato un po' sotto direzione, invece ci fa piacere, quindi tanti maschietto auguri a Camillo. È nata Sofia, auguri Sofia Zuniga. Auguri a Camillo e signora. Sì, auguri anche perché il Pocio spesso e volentieri, così come Gargano, nei loro tweet si divertivano tanto a inquadrare pupazzetti piccoli per il piccolo o la piccola Gargano, in questo caso la piccola Zuniga, in questo caso la piccola Zuniga. E poi Michele, dicevo che proseguono gli allenamenti. Abbiamo parlato anche delle scuse che secondo me non hanno senso, sarò fatto male, ma io non accetto le scuse di chi infanga gratuitamente il nome della città di Napoli. E poi, tornando un po' invece alle notizie del giorno, si è parlato anche di una possibilità, quella che Pandev potesse andar via a gennaio,
però raccolto un po' di indiscrezioni, il Napoli non sembra intenzionato a cederlo, anche perché il giocatore piaceva al Siviglia, ma sarebbe veramente fuori luogo in questo momento pensare che il Napoli possa privarsi di un giocatore appena recuperato dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco. E poi non so se hai visto, Sibilla, anche perché tu perdi molto tempo, no, su Facebook, certo. Sento il rumore della tastiera, cioè, non so se è serietà di conduttore sentire il rumore della tastiera. Ci sono tante domande, no? Come a dire, capito, Gianni, Sebastiano, chiedo l'intervento di Sebastiano Felicella in console. Io faccio la trasmissione in diretta radio. Mettiamo un po' di musica, non lo so, mettiamo musica a piacere, scegli tu qualcosa, che Sibilla è distratto in questo momento, chissà che cosa starà facendo. Ma assolutamente, assolutamente, sto rispondendo agli amici che fanno domande e quindi io sono sempre in filo diretto. In filo diretto praticamente. Senti, ovviamente noi ci divertiamo, Guarda, prima ne parlavo con Sergio Curcio, Antonio. Sì. Dicevo, ma se non affrontiamo il calcio così, poi alla fine ci prendiamo troppo sul serio, ma poi alla fine io dico sempre che No, però guarda, una precisazione la devo fare, perché noi scherziamo perché poi proprio su Facebook un tifoso che ci faceva i complimenti. C'è cascato. No, ci faceva i complimenti quando Sebastiano mise in settimana il mix di O Sole Mio con la sigletta Champions, no? Quando recitai i versi di Dante, per intenderci, disse però peccato che il conduttore è juventino. Allora, il conduttore non è juventino, ero io che stavo scherzando nei confronti di Michele, mi sembra giusto rettificarlo, dai. Assolutamente. Anche perché se era juventino, io adesso non stavo parlando qui. Ho la maglia bianconera insomma tatuata sulla pelle praticamente, perché non l'avete mai vista a torso nudo, altrimenti. Ah, guarda, non ce la faccio nemmeno ascoltare queste battute. Facciamo un pit stop per riprenderci, va? Tufano Gomme ad Arzano dispone di un'officina mobile per piccole e grandi riparazioni su strada. Servizio montaggio marmitte, freni, ammortizzatori, installazione impianti a gas e tanti altri servizi. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni. Sicurezza per te. www.tufanogomme.com. Vedi, poi ti becchi gli insulti dei tifosi perché dice Max da Torino, però un vero tifoso del Napoli una frase del genere non la pronuncia nemmeno. Perfettamente d'accordo con Max. Che vi prenderemo Amsic. No, ma questo è impazzito. No, ma è. Io resto senza parole. Questo è un titolo sul Paris Saint-Germain. Aspetta, chiudiamo la radio. Chiudiamo la radio, andiamo via. Non lo so. È un titolo sul Paris Saint-Germain, questo, attenzione. Ah, ecco, non ecco, vabbè, è recuperato, dai. È recuperato perché adesso. Veramente... già, perché è bello il titolo, vi prenderemo Amsic. Guardate, chi l'ha fatto questo titolo? Ma no, so che questi del no, City. Io non ho fatto questo titolo. No, lo so, l'ho letto da qualche parte, vi prenderemo Amsic. Paris Saint-Germain, 2 punti, virgolette, li prenderemo Amsic e punterebbero anche la Vezzi. Ma perché? Perché sembra che il Paris Saint Germain sia vicinissimo ad Ancelotti e sappiamo, Antonio, Ancelotti. Vabbè, allora il cielo stimi. È blu perché così allora gli asini volano e quindi per questo motivo anche la Vezzi andrà al City e Gargano andrà che ne so al PSV Eindhoven. Iniziamo a far fugliare, a dire cose che non trovano conferme. Antonio, buon fine settimana, a lunedì prossimo quando vuoi, la cornetteria è a disposizione. No, guarda, io sinceramente di questi, guarda, ti manderò una foto di questi finti inviti guarda. Guarda, è tardi, altrimenti potremmo continuare all'infinito. Te l'ho detto apposta, Però comunque non ti preoccupare. Guarda, lunedì avrai la sorpresa che ti ritroverai in diretta da solo, senza nemmeno il regista. Da solo, tutto da solo, farò tutto da solo. Tanto siamo tutti utili e nessuno è indispensabile. Bravo, bravo. Antonio, un abbraccio, buon fine settimana. Tu devi dire no. Bravo, bravo. Come faccio senza di voi? Antonio, buon fine settimana, lunedì prossimo. Abbraccio a tutti e sempre Forza Napoli, diffidate da chi lo dice,
giusto per a gettone. Ciao ragazzi. Ciao Antonio, grazie, grazie ad Antonio Pedazzuolo. Per fortuna, e chiudiamo così sempre alla grande, perché ci sono certe volte la trasmissione è pesante, non perché parliamo di calcio, ma perché arriva a metà giornata, e quando la prima metà della giornata è stata molto molto pesante e intensa, posso assicurarvi che anche un quarto d'ora così di stacco fa più che bene, ci risolleva il morale. Grazie al quartetto Cetra di oggi, perché oggi abbiamo fatto il pieno con Carmine Tascone, Tommaso Mandato, Sergio Curcio e Antonio Pedazzuolo. Grazie a Sebastiano Fericella in console. Vi lascio nelle ottime mani di Alfonso Benevento. Noi ci risentiamo lunedì a partire dalle 15 con Fuori Gara. Volevo soltanto dirvi: conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis, tutto sul Napoli questa sera alle 21.30 su Telecari in Corner Forever. Non perdetevela perché è molto interessante. Buon weekend, forza Napoli! Radio.0 ha presentato Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara! Madonna! Le donne. Le donne. E come? Io ho detto le donne. E non state scherzando. Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna Arzano-Napoli.